Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Fabio Aquilini, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, in un'intervista a Job TV si è detto favorevole alla scelta del commissario Pomponio, perché, dice, l'assenza non era più la stessa. Nello specifico, Aquilini sostiene che gli stand enogastronomici dedicati ai prodotti del nostro territorio erano ormai una rarità. Cosa ne pensa? Che è una realtà, quello si sa, ma dobbiamo anche pensare che non tutti a volte arrivano a conoscere i nostri prodotti, quindi sarebbe proprio stupido da parte di chi pensa che si dovrebbero eliminare, perché c'è sempre delle menti in cui stanno sempre in cerca di nuovi sapori, di nuovi prodotti e delle nostre buone qualità sulle quali noi affidiamo il nostro stomaco. Ecco qua, non c'è altro da dire, tutto qui, poche parole per dire veramente che quella lì è un'idea proprio sbagliata. A mio giudizio quello che c'è c'è e dobbiamo anzi riconoscere che abbiamo veramente in questa zona e nei dintorni prodotti veramente molto però molto buoni. Ogni ascensione è una storia a sé. In ogni ascensione di Voghera qualsiasi prodotto era presente, perché chi comunque gira trovavi da chi vendeva il prosciutto ai salumi, ai formaggi, quindi ogni anno c'è qualcosa di diverso. Logicamente è stato dato più spazio ai prodotti non locali e a quelli, diciamo, che arrivano da altri paesi, però in realtà è giusto che sia così. Poi sta un po' l'organizzazione a voler valorizzare certi prodotti che altri, ma alla fine secondo me cambia poco. Alla fine la gente sa benissimo dove andare, se vuole si sposta e trova quello che vuole. Quindi sono tutte chiacchiere in più queste. Sicuramente ci sono dei tagli per quanto riguarda l'assenza e stiamo un po' svendendo quello che è la nostra città tra prodotti e quello che investiamo in effetti nel commercio. Quindi secondo me, io che lavoro qua in centro, vedo un centro che sta morendo, attività che insomma, si apre un'attività, un negozio, ne chiudono tre. Tutto questo si ripercuote ovviamente anche sul discorso dell'assenza. Assolutamente, ci sono dei tagli che sono impensabili. Tutto questo ovviamente fa allontanare continuamente i vogheresi da Voghera. Nelle edizioni passate della Fiera dell'Ascensione i prodotti locali sono stati poco valorizzati? Ma forse si sta tornando adesso a valorizzarli, ma non a Voghera, nell'Oltrepò. Cioè, se io sono uno che magari va anche fuori a mangiare, anzi togliamo anche l'ogni tanto, vado spesso, mi piace, però non mangio a Voghera, perché a Voghera non c'è niente di nostro in realtà. Cioè, proviamo a pensare a un ristorante a Voghera dove io vado a mangiare il salame di Varzi, ma quello vero, non quello che vendono al supermercato, con tutto il rispetto. Se potesse invece eliminare un aspetto dell'assenza, quale sarebbe? Ma no, la Feria dell'Ascensione non è una cosa molto 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 tradizionale. E tutto dipende dalla cultura di ogni persona, dare l'importanza a determinate cose. E finora che io sappia, nessuno si lamenta. Un aspetto dell'assenza, bella domanda, da eliminare... Ma guarda, in teoria no, terrei tutto, eliminare, anzi io aggiungerei più che altro, aggiungerei in Voghera tanti più eventi che hanno tolto, tipo il trofeo Bandirola, non so se voi lo conoscete, era un trofeo che coinvolgeva Voghera e l'hanno tolto, l'ascensione per quello che dura, abbasserei i prezzi, però quest'anno è tutto un discorso diverso, ma potremmo rimanere uguali, non cambia tanto. Porta la tua azienda in questo video. Job TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jobtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.